Ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con il nostro Dreamweaver Ozzo e oggi ci avventuriamo in uno di quei temi che tanto fanno sclerare i nostri colleghi web designer, ma non solo, ossia l'argomento barra di navigazione. Barra di navigazione che può essere fatto in 100.000 modi, in 100.000 maniere, con infinite possibilità, potete andare a scaricarvi in rete script già fatti, menu già fatti, eccetera, eccetera, ma quando dovete fare quella roba assolutamente particolare, che sia anche un po' ciccia, un po' carina, un po' interattiva, con magari sottovoci, sottopagine, eccetera, eccetera, beh, allora lì la cosa si fa veramente spessa. Ed ecco quindi che ci viene in aiuto il nostro buon Dreamweaver, tanto per cambiare, lode e gloria a chi l'ha inventato, ma in particolare un oggettino che si chiama spray, che abbiamo visto in queste ultime settimane, che ci dà la possibilità di crearci una vera e propria barra dei menu. Io mi sono già preparato questo simpatico layout molto veloce, molto fresco, molto estivo, quindi praticamente un'insalata di riso. E in questo div voglio inserirci appunto la mia barra di navigazione, il mio menu della navigazione. Allora, con spray non dobbiamo far altro che andare a cliccare sulla barra dei menu e scegliere la tipologia di layout che ci interessa. In questo caso noi vogliamo farlo orizzontale, vedete che c'è qua la lista dei mattoncini con anche dei mattoncini che scendono verso il basso, no? Questo ci dà la possibilità di inserire delle sottosezioni a scomparsa e via dicendo, quindi è una cosa molto molto comoda, molto utile. Altrimenti abbiamo comunque la possibilità di opzionare la versione verticale per fare l'equivalente per una barra che si sviluppa, una barra di navigazione, una barra di menu che si sviluppa in verticale. Diamo un bel ok e quello che succede, vedete tutta questa roba pataccosissima che nel mio caso spacca il layout. Ma perché? Perché in realtà il lavoro vero, come ho detto già più volte, è quello di personalizzarci il tutto attraverso CSS in modo tale che tutto funzioni a meraviglia. Benissimo, come funziona comunque il nostro simpatico menu spray? Vedete che una volta inserito all'interno della pagina, quello che abbiamo è una serie di caselline, voce 1, voce 2, voce 3, voce 4, all'interno delle quali, vedete nella barra delle proprietà, possiamo anche inserire delle sottovoci con i relativi collegamenti. Tutto quello che dobbiamo fare è selezionare la voce e indicare anche eventualmente delle ulteriori sottovoci, ma che possono avere tra l'altro anche delle altre sottovoci ulteriori, cioè una roba che praticamente l'utente si perde nel girare tra voci e sottovoci. Qua non dobbiamo fare altro che indicare l'indirizzo al quale va collegata questa voce di menu e in questo, adesso magari togliamone qualcuna, vedete, basta semplicemente agire sui pulsantini più e meno e possiamo anche spostare, cambiare l'ordine di delle posizioni delle nostre voci. Questo è altrettanto comodo se pensate che poi magari una volta che hai finito il sito salta fuori il cliente dicendo: no, senti, ma questa, cambiamo l'ordine di questa roba qui. Allora tu non fai altro che agire su questa cosa qui, ma gliela fai pesare veramente tanto, perché dici: no, ascolta, devo fare un lavoraccio in più che non ne hai un'idea. Il testo del nostro pulsante va inserito in questa casellina qui, in modo tale che si faccia servizi, non quelli igienici, l'adeguata personalizzazione di tutto quanto. Quindi ancora una volta i passaggi da seguire sono quelli di avere
uno spazio dove inserire un div, uno spazio comunque dove inserire il nostro menu orizzontale o verticale. Una volta che abbiamo scelto la tipologia di menu, lo inseriamo e ce lo salviamo in modo tale che Dreamweaver possa posizionarsi tutti i file degli spray assets, delle risorse di spray all'interno della sua cartellina, e fatto questo non ci resta altro da fare che andarci poi a personalizzarci l'aspetto di ogni singola voce, ogni singola classe che ci interessa personalizzare. In questo caso, per esempio, possiamo dirgli che vogliamo personalizzargli dando un font un pochettino più piccolo, in modo tale che il nostro menu abbia un aspetto un po' più decente. Voilà, vedete che il tutto incomincia a reinquadrarsi. Ovviamente noi possiamo inserire diverse altre voci, ma in questo caso è solo un un esempio, quindi poi ve la gestite voi come meglio credete. In questo caso magari mettiamo home page, voilà, e possiamo decidere anche di togliere queste sottovoci. La seconda la chiamiamo chi siamo, voilà. La terza la chiamiamo cosa facciamo, e come prima sottovoce scegliamo prodotti. Qua ci andrà naturalmente il link, mettiamo servizi, voilà. La terza mettiamo consulenze, ok, benissimo. Queste sottovoci non ci interessano per il momento, mentre la voce 4 sarà per esempio contatti. Ok, qua la distribuzione orizzontale non è corretta, ça va sans dire, come dicono i francesi. Andrebbero commisurate le dimensioni dei pulsantozzi, oppure aggiungere tante voci quante ne servono. Questo fa sempre parte del discorso personalizzazione. Diamo un'occhiata alla vista dal vivo come verrebbe questa cosa, che tra l'altro non è neanche malaccio in questa maniera. Vedete, track, cosa facciamo, prodotti, tac tac tac. Ok, anche qua sono da personalizzare i colori, sono da personalizzare i font, i fondini e via dicendo, ma in questo è sufficiente andare a smandruzzarci il nostro buon file spray menu bar horizontal.css e otteniamo il risultato esattamente che ci interessa, con il minimo sbattimento e il massimo del risultato. Che dire, adesso non mi resta altro che passarvi nuovamente la bomboletta spray di Dreamweaver. Max vi augura pensieri positivi e noi ci vediamo come al solito al prossimo tutorial.